Ciao a tutti, oggi realizziamo un progetto, visto che siamo a fine di metà settembre inoltrata e Halloween si avvicina, vi faccio vedere una mattonella molto in stile spooky season. Io per realizzare utilizzerò un filato, una lana acrilica a tinta unita. Io ho scelto il fucsia, ma potete scegliere il nero, il bianco, il marrone, il verde, qualsiasi colore volete. E ci ho abbinato questo filato, che è uno dei filati della coperta annuale che stiamo facendo. Quindi, se vi è rimasto qualche gomitolo e state seguendo il progetto, se no potete usare o lo stesso, o insomma un filato sfumato a contrasto. Io in questo caso ho scelto la colorazione 5600, che appunto mi piace, riprende un po' il centro e molto in spooky season. E utilizzerò uncinetto numero 3. Partiamo subito. Parto quindi con il mio filato a tinta unita e faccio 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, una maglia bassissima nella prima catenella che ho fatto e faccio il mio finto cerchio magico. Ok? Dopodiché vado a fare 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, mi sostituiscono la prima doppia maglia alta. Dopodiché vado a fare altre 7 maglie alte, tutte dentro questo anellino, per un totale di 8. Quindi carico il filo due volte. Entro nel mio anellino, carico, tiro fuori, carico, tiro fuori le due asole, carico di nuovo, altre due asole, carico di nuovo, altre due asole. Quindi il principio è lo stesso della maglia alta, ma ripetuto più volte. Carico due volte, doppia maglia alta. E siamo, calcolando le catenelle, un totale di 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. E un'altra doppia maglia alta, sempre dentro all'anellino, quindi carico due volte e dentro in questo modo. Una e due. E ho fatto la mia prima maglia alta. Doppia maglia alta, scusate. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, doppia maglia alta. Sempre tutto dentro lo stesso anellino. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e vado a fare una maglia bassissima nella quarta catenella che ho fatto per alzare il lavoro. Quindi qua dentro entro e faccio una maglia bassissima. Tiro leggermente il centro in modo da stringere un po'. E passo alla seconda riga. A questo punto facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Ci carichiamo il filo per fare una maglia alta e nello stesso punto vado a fare un'altra maglia alta. Carico il filo, mi sposto nella maglia successiva, 2 maglie alte. Dentro una maglia. Di nuovo carico il filo, mi sposto nella maglia successiva, 2 maglie alte in una maglia. Quindi sopra tutte le doppie maglie alte vado a fare 2 maglie alte singole. Quindi raddoppio il numero di maglie di base, ma con un punto più basso rispetto alla doppia maglia alta. Quindi vado a fare 2 maglie alte in ciascuna maglia sottostante e mi fermo alle catenelle. E l'ultima.
Sono nelle mie catenelle, vado a fare una mezza maglia alta nell'archetto delle catenelle, quindi come se volessi fare una maglia alta normale, entro, tiro fuori, invece che caricare due volte, carico una e chiudo tutte le asole insieme, in questo modo. Dopodiché faccio 5 maglie basse sempre dentro a questo archetto. Una, due, tre, e 5. Mi sposto qua, nella mia doppia maglia alta, faccio una maglia bassissima, 3 catenelle, 1, 2, 3. Dentro a questo archetto vado a fare 5 doppie maglie alte, quindi carico due volte. Una, due, tre, quattro, e 5. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3 e nella doppia maglia alta successiva entro e faccio una maglia bassissima. In questo modo. Di nuovo 5 maglie basse dentro l'archetto delle catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque, una mezza maglia alta, sempre dentro gli archetti. E vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto per alzare il lavoro all'inizio della riga. E abbiamo imbastito il nostro teschio centrale della mattonella. A questo punto taglio il filo, chiudo con una maglia bassissima e sono pronta a cambiare colore. Allora, per capire dove attaccarci, contiamo questi raggi di doppie maglie alte, non l'ultimo, il penultimo. Vedete che l'ultimo corrisponde a queste due maglie alte che aumentano, il penultimo corrispondono a queste due maglie alte che aumentano. Io devo entrare nella prima, questa qua, che quindi è la 1, 2, 3, quarta maglia alta prima che inizi la parte dell'archetto. E mi tiro dentro, mi aggancio il filato nuovo, faccio passare e parto con le mie 3 catenelle. 1, 2, 3. Carico il filo sempre nello stesso punto, maglia alta, 2 catenelle, 1, 2 e 2 maglie alte, tutte nello stesso punto. Questo è il nostro primo angolo. Quindi andiamo a imbastire gli angoli per la mattonella. Dopodiché 2 catenelle, individuo la mezza maglia alta che ho fatto all'inizio dell'archetto e vado a fare una maglia bassa. Quindi entro, maglia bassa. Di nuovo maglia bassa, 2 catenelle. A questo punto, nell'ultima maglia bassa disponibile, prima di questa parte che si alza, quindi le 3 catenelle che salgono, carico e faccio l'altro angolo, quindi entro, 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle e 2 maglie alte. E ho fatto il secondo angolo. A questo punto una maglia bassa nella terza catenella che ci troviamo per alzare il lavoro, in questo modo, 2 catenelle. Adesso sotto ho 5 doppie maglie alte. 1, 2, nella terza entro,
maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, nella 3, in questa qua, che è quella fatta di catenelle, entro e faccio una maglia bassa, in questo modo. Magari entriamo un po' meglio, non ho preso bene il punto. Vedete, proprio devo entrare dentro bene alla catenella. Così. Maglia bassa. A questo punto andiamo di nuovo nella prima maglia disponibile qua nell'angolo. Vedete che è la prima maglia bassa che facciamo dopo la rientranza. Carico il filo e faccio l'altro angolo, quindi nella stessa maglia 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, una e due. A questo punto di nuovo 2 catenelle e ci spostiamo. Vedete, qua c'è la mezza maglia alta, qua la maglia bassa. Entro nella maglia bassa. Faccio una maglia bassa e una maglia bassa nella mezza maglia alta del giro precedente, quindi 2 maglie basse in questo modo. Di nuovo 2 catenelle, 1, 2 e ci ritroviamo allo stesso discorso di prima, quindi prima ci eravamo attaccati tornando indietro di 2 da questa parte, adesso dobbiamo fare l'altro angolo tornando indietro di 2 da questa parte. Quindi 1, 2, 2, 4, quindi 1, 2, 3. Nella quarta carico il filo, entro e faccio il mio angolo fatto di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ho finito i miei angoli. A questo punto di nuovo 2 catenelle, salto 1, 2, 3, nella quarta 2 maglie basse, 2 catenelle, salto 1, 2, 3, mi collego con una maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto all'inizio per alzare il lavoro. A questo punto si lavora come una granny normale, quindi con le maglie bassissime mi sposto nell'angolo, 1, 2, 3 catenelle e rilavoro gli angoli, quindi questa vale come prima maglia alta, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Qua vado a fare una catenella, carico il filo, mi sposto nell'archetto di 2 catenelle della riga precedente, entro e faccio 3 maglie alte. Una, due, tre. Una catenella. Mi sposto direttamente nell'archetto successivo, 3 maglie alte, una, due, tre, una catenella, sono nell'angolo. Io gli angoli li faccio da 2 per questo giro, poi il prossimo lo farò da 3. Se volete iniziare già da 3 adesso, viene semplicemente un po' più grande. Io preferisco farle da 2 perché preferisco avere un po' più di compattezza vicino al disegno del teschio, per poi allargare dopo. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, una catenella e di nuovo mi sposto direttamente nell'archetto, 3 maglie alte, una, due, tre. Una catenella, mi sposto nell'archetto. Adesso purtroppo ho iniziato adesso il gomitolo, quindi non sta facendo molte sfumature, però pian piano le sfumature usciranno fuori man mano che fate le mattonelle.
una catenella, mi sposto direttamente nell'angolo, due maglie alte, una, due, catenelle e due maglie alte e procedo in questo modo per tutto il giro. Sono arrivata all'ultimo giro, faccio la mia ultima catenella, mi attacco con una maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto per alzare il lavoro. E a questo punto il lavoro della granny è avviato e possiamo procedere nel metodo classico, quindi mi sposto con le maglie bassissime nell'angolo e a questo punto faccio i blocchi di tre anche nell'angolo, quindi una, due, tre catenelle per alzare il lavoro, due maglie alte. Quindi blocco da 3, 2 catenelle, 3 maglie alte. Una, due, tre. Una catenella, mi sposto direttamente nello spazio della catenella successiva, 3 maglie alte nello spazio successivo. 2, 3. Una catenella, salto e blocco da 3, 3 maglie alte nel blocco nell'archetto successivo. Quindi metodo granny classico, poi se arrivo all'angolo rifacciamo l'angolo e continuo così per tutto il giro. Ed ecco qua, ho fatto qualche giro di granny normale, vedete che è iniziata a uscire un po' fuori la sfumatura e questo è il risultato finale della nostra mattonella un po' spooky che secondo me è perfetta per magari fare tipo un maglioncino, un cardigan che magari uno non è che vuole proprio vestirsi da Halloween, però magari essere un po' in tema con sotto una cosa un po' sobria rimane comunque carino, ecco, e poi molto molto particolare. Come sempre, spero che questo progetto vi sia piaciuto. Qualsiasi domanda o dubbio me la scrivete nei commenti e cercherò di aiutarvi se possibile. E come sempre, grazie e ciao!